Buonasera e benvenuti ai Talk di Alice, un nuovo appuntamento che ruoterà intorno a temi che sono cavalli di battaglia per la nostra associazione. Parleremo di sviluppo del sud, di ripartenza, di turismo, di sostenibilità, temi sui quali si può disquisire per giorni, ma che ci vedranno impegnati in una mezz'oretta di dialogo con ospiti importantissimi. Parto con l'avvocato Luigi Ascione, avvocato penalista che ha insomma la sede della sua attività principale in Campania, il coordinatore dell'area sviluppo dell'ITS di Maddaloni, il dottor Piero Granillo, e abbiamo in collegamento da Bruxelles l'europarlamentare Giuseppe Ferrandino. Eccoci qua, io per iniziare la trasmissione chiedo subito alla regia un contributo che ci introduce al tema principale, che è quello dello sviluppo del Mezzogiorno, che sicuramente è un obiettivo principale, un goal che Alice mira a fare e che rappresenta, come dire, cardine della propria attività. Chiedo appunto alla regia di mandare un contributo del presidente Mattarella. Nel discorso di insediamento è assunto, come ho ricordato, la gente comune come punto di riferimento per saldare, come disse, passato e futuro, auspicando una nuova solidarietà per valori non soltanto personali, ma soprattutto comunitari. Per avere speranza civile, disse, c'è bisogno di una giustizia sociale che non sia calata dall'alto, ma condivisa e prodotta dai cittadini, aggiungendo che lo sviluppo non si traduce in speranza civile se non si unisce alla capacità di risolvere i due grandi problemi della nostra vita nazionale, la disoccupazione e l'arretratezza delle aree meridionali. Parole lungimiranti di un italiano che ha servito il Paese con tutta la forza di cui è stato capace, del quale oggi, a 10 anni dalla scomparsa, onoriamo la memoria. Ecco, questo contributo del presidente Mattarella pone sostanzialmente al centro un tema importantissimo, cioè l'Italia deve risolvere due grandi temi, la disoccupazione e l'arretratezza del Sud. Onorevole Ferrandino, parto proprio da lei. In una sua recente, in un suo recente intervento al Parlamento europeo, lei ha chiesto all'esecutivo comunitario maggiori investimenti per le zone periferiche dell'Europa e in particolare per il Sud Italia, addirittura chiedendo un aumento di 6 miliardi nel Connecting Europe Facility, un programma molto importante in materia di sostenibilità da una parte e trasporti dall'altra. Cosa ci può dire in merito? Qual è la sua azione in favore dello sviluppo del Mezzogiorno? Guardi, intanto io credo le cose ovvie, cioè che se l'Italia ha ottenuto delle risorse così importanti, molto più importanti di qualunque altro Stato europeo, ciò è potuto avvenire per le condizioni e i parametri che esprime non solo, soprattutto per aspetti socio-economici. Ecco, l'Italia è stato il paese a cui sono state destinate più risorse e proprio per questo, perché sa che l'Italia si riprende a portare a competere con chiunque diventa una risorsa e risolva, io dico sempre, se non risolva questo gap che purtroppo da anni c'è risolto al nord dell'Italia, che è un problema per tutti, non è un problema solo per il sud, è un problema per tutti, quindi è importante che la maggior parte di queste risorse vengano investite al sud per eliminare questo gap e per finalmente vedere risolti quei problemi atavici che esistono. Uno per tutti, vabbè, le infrastrutture, i trasporti, quindi facilitare la logistica, perché poi anche dal punto di vista turistico sappiamo che il sud ha delle peculiarità turistiche incomparabili, ma non solo turistiche, culturali, e c'è l'enogastronomia, i paesaggi, il clima, ma se non vengono agevolati, se non viene agevolato il sistema dei trasporti diventa tutto molto molto complicato. Quindi abbiamo una partita importantissima. Sì, prego.
Ci arriviamo perché lei ha già toccato temi molto importanti che affronteremo nell'arco della trasmissione. Sono in mezzo ai campani, sono con l'avvocato Luigi Ascione, che è un avvocato penalista e che conosce molto bene il cluster Alice. Avvocato, lei è un fautore della ripartenza mediante investimenti volti alla valorizzazione dei singoli comuni della Campania e del sud in particolare e della forse gratuità di alcuni siti turistici, non è così? Allora, dipende. Per quanto concerne, in primo luogo, io credo che sia giustissimo e sia una fonte di opportunità che dall'Unione Europea arrivino fondi. Il discorso è questo. I fondi, una volta però arrivati, devono poi essere materialmente investiti e non si devono arenare. E questo passa attraverso una normativa che purtroppo, normativa anche a livello comunale, parto proprio dal, diciamo, l'ente, il microente, per poi arrivare a quello lì statale, perché le dico, nella mia esperienza lavorativa, avendo come clienti dello studio diversi imprenditori, i problemi che ho riscontrato è proprio quello della creazione delle infrastrutture, perché uno degli elementi essenziali, che è uno strumento previsto dalla nostra normativa, ma che i comuni molto spesso non aggiornano, è il piano urbanistico comunale, cioè il PUC. Il discorso è questo: se non c'è un aggiornamento del piano urbanistico comunale, potranno arrivare risorse da ogni parte del mondo, ma se il comune non si aggiorna, dov'è che va ad investire quei soldi? Ecco, dov'è che va sostanzialmente a creare l'insediamento produttivo o industriale se non ha un piano urbanistico che lo prevede? Con questo interrogativo passo la parola al coordinatore dell'area sviluppo dell'ITS Maddaloni, che è una realtà che si occupa di formazione in un territorio che è strategico per l'intero meridione. Ora, sviluppo significa offrire opportunità ai giovani, significa anche questo. Ecco forse perché nasce un ITS in Campania. Qual è la vostra principale offerta formativa e soprattutto quali sono poi gli sbocchi in un territorio che merita come dire, una maggiore rilevanza nell'economia nazionale? Allora, noi dell'ITS Tech MOS di Maddaloni, che è un istituto che diciamo, offre formazione specializzata nel settore della mobilità sostenibile, è impegnato in alcuni anni nel promuovere dei percorsi di formazione per i ragazzi del territorio tra Caserta, Napoli, abbraccia un po' le province campane chiaramente, ma c'è un'idea di ampliarne ovviamente la dislocazione anche in termini regionali, perché ci accorgiamo che abbiamo bisogno di abbracciare un bacino ben più ampio di quello che attualmente si rivolge al nostro istituto, è quella di formare tecnici specializzati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture in genere, oltre che dei percorsi proprio tarati sulla infomobilità e sulla logistica. Sono circa 2-3 anni che mi sto occupando di sviluppare l'ITS, ma sviluppo inteso proprio come opportunità di andare ad avviare delle relazioni tra l'istituto stesso, le scuole e il mondo imprenditoriale. C'è una, io direi, una atavica, diciamo così, mancanza di conoscenza di questi istituti, che in realtà oggi come oggi, lo sto sperimentando, lo sto toccando io con le mie mani, offrono opportunità di occupabilità dei ragazzi molto alta. Noi viaggiamo su circa l'80% di occupabilità dei ragazzi che si diplomano presso il nostro istituto. In un territorio come il nostro, che conosciamo benissimo, significa è tanta roba questa. Quindi l'idea è di andare, come dicevo prima, a diffondere di più l'istituto proprio sul territorio regionale, di promuovere attività di interazione con gli altri istituti che esistono a livello nazionale e dall'altro andare a fare un'azione di promozione molto più intensa presso gli istituti scolastici che spesso non conoscono ancora, certo, l'ITS, e dall'altro le imprese che hanno bisogno di competenze tecniche specifiche che solo gli ITS, mi rendo conto, oggi come oggi riescono ad offrire. Ecco, ci arriviamo al tema delle competenze perché è un tema centrale di questa puntata. Prima di tornare dall'onorevole Ferrandino, però vorrei chiedere alla regia un piccolo contributo, un'immagine che sostanzialmente è evocativa rispetto al secondo tema da affrontare, quello della ripartenza e del turismo. Ecco, sostanzialmente siamo in una fase, abbiamo vissuto un'estate che è stato l'avvio di una ripartenza dopo la pandemia.
Onorevole Ferrandino, lei si è speso in particolar modo anche in questo particolare argomento lo scorso 7 settembre in una discussione parlamentare, quando diciamo, ha auspicato pubblicamente il salvataggio della stagione turistica. Cosa ha fatto e cosa poteva fare di più l'Unione Europea per sostenere il turismo del meridione d'Italia, ma mi sento di dire di tutti gli Stati membri? Sì, beh, intanto la grande rivoluzione è stata la istituzione del Green Pass. Qui in Europa, già molto prima dell'estate, abbiamo cominciato a discutere per capire cosa poter fare per riaprire un attimo i canali di vendita e soprattutto dei corridoi in sicurezza per incentivare il turismo. Questo in tutti i paesi europei, e a maggior ragione per l'Italia, che Antonomasia è uno dei primi in Europa dal punto di vista turistico. Quindi con l'istituzione del Green Pass abbiamo dato l'opportunità, l'abbiamo approvata questo regolamento in tempi da record, se immaginiamo quali sono le tempistiche europee, o meglio, alle tempistiche a cui eravamo abituati delle decisioni europee, devo dire che veramente in tempi da record, noi in soli 15 giorni abbiamo portato a completare tutto l'iter istituzionale tra le tre istituzioni, Consiglio, Commissione, Parlamento, con l'approvazione definitiva di questo istituto che ha consentito a milioni di turisti di potersi muovere in sicurezza già quest'estate per salvare il salvabile. Ovviamente è stata un'estate che non soddisfa certo gli operatori turistici, ma certamente è stata una boccata d'ossigeno indispensabile, e credo che su questo argomento l'Europa abbia giocato un ruolo fondamentale da regista rispetto a questo settore, e credo che abbia dato grandi frutti. Questo per quanto riguarda il turismo, c'è tanto altro da fare, si sta già discutendo per cercare di incentivare anche in ugual misura il turismo invernale, per essere pronti già a inizio estate prossima per il turismo estivo. Voglio solo aprire e chiudere una parentesi su quanto ascoltato prima dall'avvocato. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Queste enormi risorse messe a disposizione dell'Italia, se a questa decisione non segue un comportamento, e parliamo della nostra nazione in questo momento, del governo nel fare le riforme che l'Europa pure ci chiede, ma ce le chiede proprio perché sa che altrimenti questi fondi o la maggior parte di essi non verranno utilizzati, c'è bisogno di riformare la pubblica amministrazione, ma di sana pianta, altrimenti la burocrazia eccessiva che soffoca soprattutto le istituzioni più periferiche, parlo quindi dei comuni come parlo delle regioni, noi riusciremo a spendere ben poco e non possiamo consentircelo, quindi auspichiamo tutti, anche tutti i partiti, che facciano la propria parte per agevolare in questo il lavoro di Draghi per fare le riforme di cui l'Italia ha bisogno. Quindi ho voluto rafforzare l'idea dell'avvocato, la tesi dell'avvocato. Guardi, perché prima persona conosco il problema, avendo fatto il sindaco per 15 anni, so benissimo quali sono i lacci e lacciuoli che impediscono al più illuminato degli amministratori di poter portare a termine i suoi programmi. Grazie onorevole Ferrandino. Sostanzialmente mi dà l'opportunità di passare nuovamente la parola all'avvocato Ascione, perché mi ha detto di essere un viaggiatore, lei ha girato il mondo e conosce probabilmente le singole sfaccettature degli ingressi e uscite, insomma, da molti stati, soprattutto in questo periodo così complesso. A questo punto le chiedo cosa manca a suo avviso al nostro paese per puntare seriamente su un turismo capace di rilanciare i nostri territori e in particolare il territorio che la riguarda, il territorio campano. Ma io credo che torniamo sempre lì, cioè il cerchio si chiude sempre su quello che stavamo dicendo prima, cioè c'è purtroppo una normativa che limita quella che è l'iniziativa dei privati, soprattutto nelle zone vesuviane, che sono poi diciamo le zone che hanno molto di più da offrire. Lei consideri questo, io abito a qualche centinaia di metri dagli scavi di Ercolano, dove è la zona del Miglio d'Oro, zona storica, dove c'è un afflusso di turisti, un afflusso che è arrivato solo grazie all'attività di piccoli imprenditori locali
privati, ma senza quelli che sono gli aiuti che pur ci sono, insomma, dalla comunità europea e poi, insomma, attraverso quello che è lo Stato, sempre perché non c'è quella volontà o non c'è quella, diciamo, intuizione di far sviluppare il settore terziario, che invece è fondamentale, soprattutto quando parliamo di comuni che si trovano sulle coste, quindi comuni già di per sé attrattivi per il turismo. E mi consenta di dire questo, perché io credo che sia importante, cioè quando si va ad affrontare il discorso degli investimenti e della logistica collegata, il discorso secondo me dovrebbe essere fatto in maniera unitaria, perché è chiaro che se c'è una normativa che è burocratizzata in maniera estrema, non si riesce né a sviluppare quello che è un insediamento, non si riesce nemmeno a capire se l'insediamento nei comuni, quelli, diciamo, a rischio, quindi quelli sotto al Vesuvio, è possibile svilupparlo oppure meno, perché c'è un dato di fatto: lì le città ci sono, ma se continuano a esserci tutti questi vincoli, non c'è nessuna deroga, è chiaro che non ci sarà sviluppo, è chiaro che la logistica a quel punto sarà limitata. D'accordo. Allora c'è bisogno di una coesione e di un progetto. Mi fa piacere che, insomma, che l'onorevole abbia condiviso la mia osservazione. Io sono vicino a, diciamo, diverse amministrazioni comunali, essendo il legale di diversi consiglieri. Quindi quello che l'apporto che io ho è sempre lo stesso. Grazie. Dottor Granillo, a questo punto si è parlato di mobilità, di flussi di persone che entrano e escono da un territorio, di investimenti, di settore terziario. Ora le chiedo, l'ITS Maddaloni è tecnologia, sicurezza e soprattutto mobilità sostenibile. Non crede che su questo, sulla mobilità sostenibile, si giochi una partita importante e si concentri probabilmente una buona parte del rilancio del nostro sud? Assolutamente sì, soprattutto per la regione Campania la logistica e la mobilità sono un settore trainante, non ce lo nascondiamo, perché abbiamo una forte vocazione territoriale da questo punto di vista, abbiamo delle aree che si presterebbero, che già in parte sono attrezzate per la mobilità e per l'interscambio, no, in termini logistici, che però vanno sicuramente rivitalizzate e sostenute da un punto di vista. Ora c'è una grande occasione, lo sappiamo tutti, c'è il PNRR che sta mettendo a disposizione delle risorse che offriranno una possibilità di nascita a queste aree e l'implementazione di nuove aree in un territorio che ha questa vocazione e che la può sostenere anche con diciamo, istituti come il nostro, che formano i ragazzi di oggi ma che saranno i manutentori, realizzatori di queste infrastrutture un domani, che avranno le competenze per far sì che ciò che si va a realizzare è in linea con i tempi. Bisogna archiviare l'idea del vecchio manutentore, del vecchio realizzatore di opere infrastrutturali che era concepito una volta. Lei mi dà l'occasione di trattare un tema importante, che è quello della formazione. Onorevole Ferrandino, il tema della Brexit ci ha in qualche modo istruiti su un qualcosa che forse si sapeva ma non aveva un'evidenza pubblica, come dire, molto significativa. Chiedo alla regia di mandare l'ultimo contributo che tutti noi abbiamo visto sui nostri televisori, nei TG. Sostanzialmente la Brexit ha fatto emergere il tema della mancanza di professionisti, mancanza di autisti in particolare, che non consentono l'arrivo di beni di prima necessità in Gran Bretagna. Onorevole Ferrandino, il tema della Brexit è un tema europeo, ma che impatta su singole filiere e su singoli settori come quello dei trasporti. Lei è componente della Commissione TRAN al Parlamento Europeo. Cosa pensa? Cosa pensa che si possa fare per reperire personale qualificato che viene chiesto a gran voce da tutti gli Stati membri? Beh, intanto ovviamente io ero uno dei partiti contro la Brexit, perché l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea credo che abbia indebolito l'Unione Europea, ma anche e soprattutto la Gran Bretagna stessa, e lo vedremo, e i primi segnali già si vedono.
La cura sarà il tempo, sicuramente, perché probabilmente troppo repentinamente c'è stata questa uscita senza i dovuti accordi preliminari, non è semplice perché sono tanti gli aspetti da dover prevedere prima di una rivoluzione, tra virgolette, del genere per un paese, per uno Stato membro. Abbiamo visto subito, adesso le prime avvisaglie si hanno sui generi di prima necessità, ma era ovvio che una volta istituita di nuovo una frontiera, per così dire, quindi tutti gli aspetti doganali che prima non esistevano, sono cominciati i problemi, ma che hanno investito la logistica in primis, abbiamo visto scene inaudite di tir in coda subito dopo, ma ancora oggi ci sono problemi del genere, ma poi è un problema che investe un po' tutti i settori, anche quello soprattutto delle fasce più giovani, perché erano proiettate le fasce più giovani, proiettate al futuro, che era quello di un'Unione Europea più coesa, più forte, dove c'era massima condivisione da parte di tutti e dove chiaramente i maggiori beneficiari erano proprio i giovani, che avevano l'opportunità di confronto, opportunità di crescita, di formazione, che non avevano mai avuto prima, restando chiusi nei propri territori. Credo che su questo aspetto sia stato un passo indietro, ma credo che l'Unione Europea avrà, già lo sta dimostrando, la grande maturità di riuscire a risolvere queste piccole problematiche che sono nate, ma soprattutto per consentire ancora ai giovani dell'Unione Europea, ma anche a quelli britannici, di poter continuare a muoversi come prima e avere la possibilità di formazione e di crescita così come lo era prima. Quindi è una questione di tempo, ma sono convinto che nel giro di poco riusciremo a tornare alla normalità nei rapporti tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Onorevole Ferrandino, lei, ripeto, è un componente della Commissione TRAN. Le chiedo in una battuta breve, gentilmente, se la pandemia ha assottigliato in sede europea un problema atavico nei negoziati, il superamento del blocco dei paesi orientali con quelli della Road Alliance in tema di autotrasporto, dumping sociale. Cioè, lei crede che la pandemia favorirà l'accelerazione di alcuni negoziati importanti su un settore particolare come quello dell'autotrasporto, dell'intermodalità? Insomma, sono temi che sembrano lontani dalla vita dei cittadini, ma in realtà hanno un impatto molto significativo. Sì, allora c'è ancora tanto da lavorare su questo argomento, perché le distanze purtroppo ci sono ancora, ma come su tante questioni, la pandemia, che era meglio per carità non averla avuta, ma sicuramente ha fatto cambiare l'Europa in tante questioni, e lo abbiamo visto e si è capito, anche le ultime elezioni di questi giorni in Italia lo hanno dimostrato. Alla fine, nel giro di un anno o due, è cambiato completamente il sentiment dei cittadini europei verso questa grande istituzione, la più grande istituzione democratica al mondo, in quanto si è capito proprio in questo grande momento, in questo grande momento di difficoltà, il ruolo fondamentale che ha svolto l'Europa e che ha cercato di limitare i danni un po' a tutti i paesi europei, quindi est, ovest, quelli più ricchi, quelli più poveri, quelli più diciamo periferici. Perché? Perché in pochissimo tempo ha eliminato i vincoli di bilancio, quindi ha eliminato il patto di stabilità, ha dato la possibilità di aiuto alle imprese, si è messi sul piatto della bilancia miliardi di euro per acquistare i titoli da parte della Banca Centrale Europea dei paesi che ne avevano più bisogno, ma soprattutto la rivoluzione, tra virgolette, che c'è stato, l'indebitamento comune, che solo fino a pochi mesi prima della pandemia era impensabile solo a parlarne. Quindi l'Europa è cambiata, fortunatamente il sentiment verso l'Europa, e sono convinto che, come per tanti altri aspetti, l'Europa farà la propria parte per cercare di risolvere i problemi atavici che ci sono sempre stati, e soprattutto per non farli tornare post pandemia, perché poi arriverà il momento in cui i bilanci dovranno di nuovo essere gestiti in modo più rigoroso, ovviamente, e quindi dobbiamo essere pronti a ciò. E soprattutto credo che nell'ambito di questo si arriverà anche a risolvere l'atavico problema
che adesso parliamo di logistica, ma non è solo sulla logistica e sui trasporti, che esiste ancora tra i paesi dell'est e i paesi dell'ovest, soprattutto per questioni diciamo di salari e per questioni di gestione delle risorse umane. Sono lì che è il problema. È un problema storico. Torno dal dottor Danilo proprio per tornare sul tema della formazione, che è molto importante per noi. È il vostro core business. Servono più autisti, servono più operatori logistici, servono operatori marittimi. Voi li formate, ma questi ragazzi, una volta usciti da questi percorsi specialistici, sono pronti ad affrontare le sfide del mercato? Allora, sicuramente sì. Io dico che l'ITS attualmente riesce a formare i giovani in modo tale da renderli più vicini possibile al mondo del lavoro. Noi abbiamo l'ultimo semestre che è praticamente un tirocinio presso le aziende, quindi tutte le aziende collaborano con noi, il network che tendiamo di arricchire sempre di più possibilmente, vede queste aziende ospitare i ragazzi nell'ultimo semestre, quindi significa che la formazione diventa non più d'aula ma pratica. Quindi nei primi tre semestri, sono quattro semestri il percorso dell'ITS, nei primi tre semestri hanno acquisito tutta una serie di competenze tecniche che nell'ultimo semestre hanno modo di mettere in pratica nelle aziende operativamente, ma di affinarle, perché affiancate da operatori specializzati del settore che già lavorano da anni e che quindi sono in grado di trasferire determinate conoscenze. Ma riuscite a rendere maggiormente attrattive queste professioni, che storicamente forse hanno un'immagine nel comune sentire che è un po' vecchia? Guardi, la sfida è proprio quella, veicolare un messaggio di modernità di questo tipo di lavoro. A parte il discorso della occupabilità e quindi della possibilità che si offre ai ragazzi di trovare un lavoro, cosa che sappiamo non è proprio agevole, soprattutto nella nostra regione, ma dall'altra far capire che adesso questo tipo di professioni si sta evolvendo molto. Nell'ultimo percorso dell'ITS per la manutenzione dei veicoli e per la realizzazione delle infrastrutture abbiamo integrato i programmi didattici con materie legate all'industria 4.0, alla big data analysis, al cloud, alla meccatronica, a materie che riguardano la realtà aumentata e virtuale, proprio perché si usano simulatori, tecnologie molto avanzate. Certo, Avvocato Scione, avere competenze specifiche significa poter consolidare quello che lei sostanzialmente auspicava prima, il tessuto industriale di un'area geografica. In Campania lei crede che il tema della formazione specifica sia un tema sentito? Assolutamente, credo che sia un tema sentito e sia un tema fondamentale, anche perché poi da penalista le dico, è chiaro che la formazione consente anche di evitare di incappare in quello che è un procedimento penale, perché è chiaro che per alcune figure in particolare, se non c'è una formazione dietro, il rischio è molto più elevato. Poi la formazione sicuramente è uno strumento importante, perché va a creare delle figure che hanno delle specializzazioni, però bisogna sempre creare appunto poi gli insediamenti, perché poi non so la collocazione sul mercato come avviene, quello poi è un aspetto a latere. Ecco, io sono arrivato alle fasi conclusive di questo importante dibattito. Ringrazio da Bruxelles in collegamento l'onorevole Giuseppe Ferrandino, lo ringrazio per la vicinanza ad Alice e soprattutto alla sua presenza alle nostre iniziative. Ringrazio l'avvocato Luigi Ascione e il coordinatore dell'area sviluppo dell'ETS di Maddaloni, Piero Granillo. Io saluto i nostri spettatori, appuntamento al prossimo talk.